Ancora sangue in Afghanistan, questa volta sotto attacco una moschea sciita di Kandahar. Durante la preghiera del venerdì, diverse esplosioni hanno provocato la morte di una decina di fedeli. Una trentina i feriti, ma il bilancio delle vittime, secondo fonti locali, potrebbe essere molto più alto, forse una trentina, stando a un portavoce dei talebani. Secondo indiscrezioni, a provocare le deflagrazioni sarebbe stato un kamikaze, ma al momento non c'è alcuna rivendicazione. Queste esplosioni arrivano una settimana dopo l'attentato suicida contro i fedeli sciiti nella città settentrionale di Kunduz. L'attacco rivendicato dall'ISIS-K, la divisione afghana dell'autoproclamato Stato Islamico, aveva fatto oltre 80 morti e un centinaio di feriti.